Io vi giuro che se anche oggi mi fate dannare, io vengo a Milano e vi picchio tutti. Vi prendo a calci. Oggi c'è da vincere, stop. Nient'altro. E non mi voglio nascondere, non mi voglio nascondere. Sono più tranquillo stasera. Stasera sì, stasera ragazzi. Deve andare bene, anche perché se non va bene stasera è un disastro totale. No, si è fermato Calabria. Un'altra notizia, perché nello spogliatoio. Ah ragazzi, in Coppa Italia finì 1-1. Poi si è vinto supplementari. La partita in cui inculai il gatto. Io vi chiedo. Finita di tutto esaurito. Ho cose simili. Un pochino di più. Anche la Coppa Italia, ovviamente. Arbitra Chiffi. Var orsato, porca puttana. Dai che è iniziata su. Cioè, in realtà non ancora. Tanto non avete preso. Iniziata ora. Dai. Dai Leao, ti prego, fai qualcosa. Oh! Teo! C'è nessuno in mezzo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Leao l'ha passata. Leao l'ha passata. Achievement raggiunto per questa partita. Leao ha passato la palla. Leao per Teo. Bravo Teo. Bravo Teo. Dentro per Giroud. Un pochino troppo debole. Non ho gettone per lui, si era rivisto nel finale contro il Torino. Mancava da Mina Spezia, occhio alla battuta. Calulu dentro, verso Leao! Ma che gol ha fatto! Ma che gol ha fatto! Assist di Calulu! Sì! Un tappeto vincente! Che bel gol che ha fatto! E firma! Firma, testa di cazzo! Firma! Dai! Che cosa ha fatto Calulu anche? Che coordinazione che ha trovato! Ma hanno ammazzato Leao! Ah, beh, pestone. Avessimo giocato così le altre due partite, ragazzi. Tattana. Tunat Hernandez, ma ovviamente è Teo Hernandez. Calulu che ha trovato il terzo assist in Serie A. Il primo era arrivato proprio. No, se ne mette. Ma porca puttana. Cioè, neanche quando vinci se ne mette, se riesce a giocare bene. Cioè, incredibile. Poi la profondità mica l'aggancia quello stronzo. Tonali ha degli spunti. Troppo intelligenti, che a volte purtroppo i loro compagni non li leggono. Con Fredrup che rimane invece sul lato destro. Fredrup, ma che. Cioè, ogni volta che si affronta il Genoa senti tipo 7-8 nomi nuovi. Fredrup, Ostigard, il figlio di Portanova, che io. Si fa vedere Bennasser. Pensavo fosse ancora Portanova Daniele, quello vecchio, invece è suo figlio. Intanto c'è Pippo Inzaghi a San Siro. Salem Akers prova a fare la finta di corpo, perde palla. Sì, vabbè. Ancora il lavoro di Fredrup. Poi va bene, va bene. Ok, va bene, bro. No, Teino del Genoa. Va del fuori. Allora, la partita devo dire che per ora. No, ho visto Milan giocare peggio, non vi preoccupate. Poi. Sicuramente il risultato non sarà questo alla fine. Può essere meglio, può essere peggio. Gabbia. Vedo Milan comunque molto più sul pezzo rispetto alle due partite passate. Anche se dopo il gol si è seduto un po' troppo. Attenzione, ci siamo seduti un pochino troppo. Calma l'impostazione. Che sì, vince questo duello. Che sì, in area, in area. Che sì, fai qualcosa si dentro, Selem. Selem Akers si divora il 2-0. Corpo all'indietro. Cioè, ma mi volete spiegare perché sto qui gioca nel Milan? Palla nel centro, Redi, che sì. Da solo. Un rigore in movimento. Poteva stopparla, poteva fare quel che voleva. Tira il volo, corpo indietro, palla nel secondo anello. A un 5 metri dalla porta, neanche con nessuno davanti, ragazzi. Ma sto qua è un pericolo pubblico, però. Cioè, ma cioè, se io sulla destra devo vedere cose così, piuttosto metteteci Castiglieco, ma per davvero. Castiglieco di lì lo fa a gol. Numero. Alla fine, il pressing coordinato del Genoa funziona. Grande Tomori. In velocità grandissimo. Qui il Milan era riuscito a trovare la verticalità. Ah, ma il Milan trova la verticalità. Poi da palla se le mette. Se la verticalità va a puttane. Cioè, è semplice, Pardo. 3 di recupero. Tomori e Gabbia. Che sì, sul primo palo. Se le mette. Gestita malissimo questa situazione. Lo togliete per favore. Cioè, guarda, piuttosto chiama Ibra rotto. Calcio d'angolo corto. Palla di ritorno. Da solo se le mette. Se la butta fuori.
Posizione regolare. Ha dentro destro dell'attaccante del Genoa, che era Piccoli. Fine primo tempo, dai. Va bene. E ci rimane adesso la seconda montagna da scalare. Che palle. Stasera sono più tranquillo, ragazzi. Quindi posso ufficializzare il ritorno del nostro Teino. In pratica, oggi però ci aggiungo biscotti. Roma, perché non ho scenato, ragazzi. Esatto. Entrano in campo, non vedo cambi. Magari anche permanente. Si inizia. Non mi fate cazzate. Possiamo guardare il lato positivo. Finalmente abbiamo chiuso avanti. Guardiamo il lato meno positivo, esattamente come contro Bologna e Torino hai fatto un tiro in porta in tutto il primo tempo. Fortuna ha voluto che stavolta il tiro è andato in porta. Apre. Occhio al no. In mezzo no. Gavè per Sele Maker, se non fare cazzo. Disturbato all'intervento di Vasquez, poi Amiri. Tante le discese, le scorribande del giocatore portoghese per il Milan. Eccolo. Sì, ma non ti puoi affidare solo a lui, tesoro, non puoi. Il altro possesso per Badel, Ekuban aperto per Ekuban destro, grandissimo Gabbia. Bello, bello. Palla regalata a Sele Maker, tanto la perde. E appunto. Alla fine va la conclusione. Cioè, ma Ostigar, potevi regalarla a Giroud? Potevi regalarla? Non mollare. A Pioli? Ma non a Sele Maekers, ti prego, non a Sele Maekers. Sprechiamo troppo, ragazzi. Occasione colossale. Quel demente. Quel demente! Perché Sele Maekers è un demente. Palla di Magnan per Sele Maekers, la palla. In campo, in credito. No, ovviamente no, ovviamente no. 10 secondi di ritardo, la segnalazione, ma alla fine... Non ha avuto dubbi. Ragazzi, ogni pallone che tocca fa danni. Ma proprio impedito lui per il calcio. È impedito. Cioè, mi fa rimpiangere Suso, giuro. Giroud, Tonali, Giroud. Bello questo scambio di testa. Sele Maekers perde palla. Gabbia su destro che tira tipo da centrocampo. No, Mike. Lascialo andare. Lancia Tonali prima che ti butti a terra. La frenata, la sterzata, ancora Teo Hernandez. Dalla via! Dalla via! C'era chi sì, c'era Tonali, c'era tutti, dalla via! Accelera, attenzione. Sì, perché... Va verso Sele Maekers. Siamo una cazzata, Giroud! Che ha avuto l'occasione... Poteva stopparla, era solo. Una cosa fatta bene da Sele Maekers, la sporca Giroud. Mamma mia, che gioco di merda che ha il Genoa. Che rinvitre rimesse laterali per noi. E stiamo vincendo solo 1-0. Vabbè, qualcuno ci ha pareggiato 0-0 con sti qui, Giroud ha avuto l'occasione però, per il raddoppio. Tonali favorisce Vasquez. Tonali, che lancio di merda. Dentro l'incrocio. Gabbia! Come una parata vera sul troppo si fa autogol. Schiato il Milan. Magnan. Fuori Sele Maekers. Propiziata proprio nulla di scorretto e dunque si gioca. Occhio a Leao, alla sua partenza. Leao. Leao prende la posizione. Leao, c'è un fallo, pallo. Rebic, Rebic, Rebic. Perché l'ha rimessa nel mezzo, coglione. Fuori gioco. Sempre poco, sempre poca roba, ragazzi, però, Stiramento muscolare per Gabbia. Vabbè, meno problematico, ma cambio forzato dunque. Entra Krunic, esce Gabbia. Esce per crampi, ragazzi. Ma che sei una fighetta. Stiamo giocando male. Rebic per Leao, bellissima. C'è Messias dall'altra parte. Leao uno contro uno. Leao sinistro. Bravo. Bravo Sirigu. Occasione Milan. Secondo tiro in porta, 77esimo del secondo tempo. Profondità, controllo del pallone. C'è un po' di spazio. Che sì, Leao, bella per Rebic. Sa che Bennasera a sostegno, Rebic. Rebic. Rebic chiuso da Ostigard. 385.000 dribbling. Che sì, va bene, ciao. Che sì, capitano, è orribile però. Tona. Intervento falloso di Tonali. Giallo. Arriva il giallo. Non era liquidato. Qua hai fatto una cazzata però. Ah, Baloturet esterno. Fuori Bennasera. Che si arretra. Brahim Diaz trequartista. E dentro anche Brahim Diaz. A caso. Riesce in qualche modo a smistare verso Teo Hernandez, evitando guai. Che sì, bello Teo Hernandez. C'è Baloturet, gliela dà. Baloturet che la passa a differenza di Leao. Rebic la lascia lì. Rebic dentro Messias. Salvataggio, gol. Ma io ho visto un tocco col braccio. Forse di Rebic. Forse Rebic, ho visto un tocco di braccio. Non lo so, non lo so, Pierre. Anzi, Rick, devo rivederlo. Gol di Messias.
Sta parlando con il quarto uomo. No, petto. Poi alza per Messias. Paratissima di Sirigu. Poi Messias è arrivato in rete. Gol convalidato, dai. 2-0. Però guardate qua la buona volontà di Ballo Tourette nel voler fare la triangolazione con Leao, con Hernandez, scusate. Se ci fosse stato qualcun altro, che oggi ha fatto un signor gol, ha sbloccato la partita e non bisogna discutere di questo, avrebbe proseguito centralmente per poi perdere palla. Va col destro in mezzo, tra dentro, parata di Maignan. Niente, anche sul 2-0 Maignan c'è. Palla per Kessi. Rebic, angolo. Fallo battere, dai. Finisce qui, perfetto. Non finisce, no, no. Niente calcio d'angolo. Va bene, dai. Questo fine settimana si respira. Poi c'è il maledetto derby martedì. E poi c'è la Lazio. Dai, ragazzi. Grazie per la visione.